sta assottata, guarda tutte cose, tutte parole che niente può non fa. Si ma ci città che lo può che libertà, che sta terra e sta gente non giorno ma darà. Terra mia, com'è bella la panzata. Terra mia, com'è bella la guarda. Benvenuti a Terra Mia, bentornati, salutiamo le nostre telespettatrici e telespettatori. Questa sera, quest'oggi, come avevamo già indicato nello scorso incontro, parleremo del debito. Presento subito il mio ospite della giornata, anche se era in qualche modo scontato ed atteso, l'assessore Panini, Enrico Panini, l'unico assessore non napoletano, assessore emiliano, lunga esperienza del sindacato italiano, della CGIL, come responsabile nazionale della scuola. Da un po' di tempo al servizio della città di Napoli e devo dire la verità anche con risultati estremamente importanti e impegnativi, prima con le attività industriali e infrastrutturali del commercio, da qualche mese, ormai un anno direi, anche assessore al bilancio e alle risorse. Enrico, noi qui abbiamo una consuetudine, ci diamo del tu, anche fantastico, perché sarebbe inutile fingere, ci diamo del tu sempre, tu sei un assessore della giunta dove io, come dire, svolgo l'attività di consigliere, come i nostri telespettatori sanno. C'è una cosa che incuriosisce i napoletani, diciamo la verità, anche io che in qualche modo frequento tutti i giorni quei luoghi. Immaginiamo un turista che scende da una delle grandi navi da crociere in una delle tre porte principali della città, ovvero il porto, lo sguardo lungo che va sul Palazzo San Giacomo e trova quel gigantesco banner, cartellone, striscione, no al debito ingiusto. Ma vogliamo spiegare ai napoletani e alle napoletane che cos'è questo debito ingiusto per il sindaco, per te e anche per me? Napoli è stata onorata, per modo di dire, da ben quattro commissariamenti: il commissariamento post-terremoto, il commissariamento sull'emergenza rifiuti, il commissariamento sul nubrifragio e il commissariamento sul sottosuolo. Significa che in questi fatti sono state nominate con atti del governo centrale dei commissari che hanno disposto e fatto e sottoscritto contratti, atti eccetera eccetera che riguardavano la loro attività. Tutte queste attività hanno comportato nel tempo o esposizioni di carattere legale o esposizioni di carattere debitorio o contestazioni di varia natura. Ognuna di esse, una volta che si risolve, si traduce in un maggiore aggravio di costi esclusivamente sulla città di Napoli. Città di Napoli che ha potuto semplicemente osservare l'azione di questi commissari non avendo né l'allora sindaco né il consiglio comunale né gli assessori alcuna potestà di intervento, perché la catena decisionale era una catena decisionale direttamente nazionale. Paradosso maggiore, balzato all'onore delle cronache, anche qui per modo di dire, riguarda il CR8, un consorzio post terremoto che nel 2018 conclude con il Comune di Napoli e con però il governo la propria parabola. Il CR8 le costruisce quelle case, no? Si interrogano i cittadini napoletani, delle case che in qualche modo sono diventate patrimonio anche economico del Comune di Napoli. Perché il Comune ritiene che quel debito per la relativa costruzione di quelle case non fosse, diciamo così, in qualche modo nelle facoltà del Comune, cioè che non era il Comune di Napoli che li avrebbe dovuto pagare? Perché abbiamo contestazioni circa la reale autorizzazione dei terreni, perché abbiamo contestazioni per quanto riguarda i prezzi sostenuti, per quanto riguarda
la regolarità dei lavori effettuati. Tutte questioni che tengono le relazioni fra un commissario e un consorzio aggiudicatario di una gara. Ed abbiamo tanto ragione che il governo, subito dopo il 4 di marzo, riconosce con un intervento ad onor del vero decisivo del primo ministro, l'onorevole Gentiloni, che il 77% della somma che il giudice ha riconosciuto come una legittima spettanza del consorzio CR8 competesse al governo. E intanto, voglio dire, Napoli si scappotta, diciamo, da queste parti col 77%, però per il fatto di non averlo iscritto in un bilancio precedente, poi ci ritroviamo che entra per la finestra una bella sanzione di pari importo. Sì, ma qui andiamo, io credo, ad una situazione che è descrivibile solo con quella famosa frase di un film: non abbiamo visto cose che voi umani non potevate neanche immaginare, ovvero il tardivo riconoscimento da parte del governo di quanto di sua spettanza ha comportato quasi 9 mesi di blocco della cassa, quindi l'obbligo di prendere soldi a prestito pagando profumati interessi, una sanzione della Corte dei Conti, un'accusa di mancato rispetto del patto di stabilità, il blocco della possibilità assunzionale del Comune di Napoli. Insomma, una situazione a dir poco surreale. Ma adesso siamo fuori, assessore Panini, Enrico. Dunque, siamo fuori. C'è un punto che non intriga soltanto la politica o chi come me svolge una funzione. Ne siamo 40, gli assessori, i consiglieri di municipalità. Ma Napoli è a rischio fallimento, è a rischio default, è alle porte, come qualcuno forse, come dire, immagina per sé, a rischio dissesto? Napoli non è a rischio dissesto, Napoli non è a rischio fallimento. Napoli, per uscire dalla propria situazione, uso le parole del procuratore generale della Corte dei Conti della Campania, Napoli, dice lo stesso procuratore, che è cambiata tanto e sta operando bene, però per recuperare un'eredità degli anni passati ha bisogno di avere un intervento di carattere nazionale. Per questa ragione noi ci siamo battuti e ci battiamo perché il Parlamento si occupi non del solo caso Napoli, ma del caso di decine e decine di comuni, la maggior parte dei quali nel Mezzogiorno, che non ce la fanno più per il carico di eredità che hanno sulle spalle e nello stesso tempo per un taglio che è stato fatto a danno dei cittadini di finanziaria in finanziaria, tant'è che nel nostro caso De Magistris dal 2011 al 2018 ha nel proprio bilancio 1 miliardo e 24 milioni in meno. È un tema generale quello del fondo di perequazione tra lo Stato e gli enti locali, meno trasferimenti, lo hai appena detto, che colpiscono gli enti locali, ovviamente gli enti locali più fragili, che non si trovano soltanto nel meridione, molto di più nel meridione per ragioni strutturali e anche storiche, ovviamente aggrava l'intero iter, penalizzando i cittadini. Però intanto c'è un dato tutto politico, e qui forse sarebbe buono comunicare qual è il livello di interazione con la nuova maggioranza cosiddetto giallo-verde che si è insediata a Palazzo Chigi dopo un'estenuante trattativa durata, ai noi, più di 50 giorni, ma che esce vincitrice dalle urne dello scorso 4 di marzo. Fai bene a dire, io sono d'accordo con te, che non si tratta di fare una norma per la città di Napoli, ma di rimettere in discussione tutto il sistema perequativo e soprattutto cominciare a dare un segnale a quei comuni che sono in forte sofferenza, o città metropolitane, come la città metropolitana di Milano, no? Che non tutti lo sanno, ma la città metropolitana di Milano sembra paradossale in condizioni economicamente abbastanza pesanti. Conte, il ministro Conte, il primo ministro Conte, si è incontrato, si incontrerà con Luigi De Magistris, con te, per provare, come dire, a dare
un contributo a partire già dalla finanziaria, o meglio la legge di bilancio 2019 che andrà in discussione, suppongo, subito dopo l'estate. De Magistris ha incontrato nel pieno della crisi di governo, ha incontrato il presidente Mattarella e il presidente Mattarella ha assunto il tema degli enti locali come un tema di rilevanza nazionale. C'è una relazione, un'interrelazione del sindaco di Napoli con i gruppi parlamentari, con i maggiori esponenti dei gruppi parlamentari, finalizzata a due obiettivi. Il primo, fine giugno, prima metà di luglio, un decreto legge di intervento urgente in materia di enti locali. Su questo abbiamo un affidamento, a me pare assolutamente positivo e concreto, un decreto legge che porti anche razionalità ad alcune norme, perché non si può contemporaneamente le stesse corti dei conti dire in una regione una cosa e in un'altra regione esattamente il proprio contrario. In questo modo le amministrazioni, mi sia consentito un termine non istituzionale, vanno letteralmente nei matti, e con loro i cittadini, e questo è il vero problema. È un intervento in legge finanziaria che ripristini un diverso andamento nei trasferimenti delle risorse fra il livello centrale e il livello locale. Azioni politicamente intense, rapporti positivi. Ovviamente dobbiamo vedere e valutare i risultati, ma sulla strada buona siamo incamminati. Questo, come dire, è la strada che in qualche modo è stata tracciata tra l'amministrazione comunale ed altre amministrazioni che non citiamo per una questione di rispetto, ma noi sappiamo esserne tante. E quindi riequilibrare quel fondo perequativo a cui facevamo riferimento. Però io conosco la città di Napoli, non certamente più di te perché la abito dal giorno in cui sono nato, ma sono diversi anni che in qualche modo ho incarichi pubblici nell'ambito dell'amministrazione, e gli ultimi bilanci che ho potuto controllare da consigliere comunale e prima ancora con i precedenti incarichi, mi tracciano un trend, come dire, costante nonostante gli sforzi che vanno riconosciuti. Innanzitutto a te non lo faccio ovviamente perché sei qui mio ospite, di un'emersione di evasione ed elusione da parte di contribuenti e persone fisiche e persone giuridiche. Però sostanzialmente, come dire, il trend non si muove, vi è una grandissima quantità, secondo i dati generali, di evasione sui tributi. Penso alla TARSU, penso agli addizionali, ma penso soprattutto a quella mancata riscossione delle contravvenzioni del codice della strada. Perché oggi diventano un elemento importante? Ora non voglio qui annoiare chi ci ascolta con le nuove norme che caratterizzano la tecnica di bilancio, nel senso che gli enti locali possono spendere quello che realmente hanno in cassa e quindi la quantità di soldi da accertare. Penso alle multe che un tempo erano utili a far quadrare i bilanci e anche a proporre investimenti. Oggi sappiamo che dal 1 gennaio del 2016 non è più possibile fare. Certo. Ma allora la domanda che viene fuori, è davvero l'ultima domanda sulla quale vorrei che facesse un po' di chiarezza con i cittadini napoletani: ma i napoletani sono davvero così furboni che non pagano? Gli enti napoletani se la svignano, si dice a Napoli, nel senso che trovano ogni soluzione possibile per non pagare i tributi, al punto tale da mettere in difficoltà seriamente le casse e l'agire dell'amministrazione comunale? Assolutamente non è vera questa ricostruzione del napoletano come un evasore, diciamo così, naturale e strutturato in tal modo. La situazione sta in questi termini. Prima questione. La Bindi direbbe costituzionalmente evasore. No, assolutamente no. La situazione sta in questi termini. Primo, noi abbiamo introdotto una serie di modifiche molto intense dentro anche gli aspetti gestionali del Comune di Napoli per facilitare una serie di operazioni che oggettivamente hanno rappresentato difficoltà, a volte
francamente quasi insormontabili per i cittadini. Secondo, aumentiamo la quantità di personale messa a disposizione in un comune che peraltro nel giro di 4 anni ha conosciuto una riduzione di oltre 2.000 persone al proprio interno. Terzo, abbiamo iniziato un'operazione che abbiamo chiamato Robin. Non è vero che gli evasori sono, o i debitori sono tutti uguali. C'è chi ha un debito per 400 euro all'anno, c'è chi ha un debito per 3, 4, 5 milioni l'anno. Questa operazione ha già portato ad un maggiore incasso nel 2017 di 20 milioni di euro. Chiediamo la possibilità di poter riscuotere direttamente noi, perché siamo scontenti di Equitalia. Miliardi conferiti ad Equitalia, tradotti in un briciolo di risorse, e poi la devo dire tutta. Una parte dell'evasione a Napoli, come in tutta Italia, è un'evasione incolpevole. Ci sono uomini e donne che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese o addirittura alla fine della settimana. A queste persone va data la possibilità, i 300 euro di Tari all'anno, di poterli pagare in un altro modo, perché non si può chiamare... Accompagnare il cosiddetto evasore è uno degli obiettivi dell'amministrazione, però intanto c'è un ritardo, no? Su quell'operazione che pure era stata messa in campo, quello di dotarsi di una propria struttura in sostituzione di Equitalia che potesse in qualche modo accompagnare il contribuente al proprio ruolo di buon cittadino. C'è un ritardo, perché Napoli Holding, annunciata se non ricordo male nel 2015, ancora non ha visto la luce. Devo dire, e magari una prossima trasmissione vedremo se questo mio auspicio concreto ha le gambe effettive per poter marciare, nei prossimi mesi debutterà una Napoli Holding riscossione che partirà esattamente sui grandi evasori. Quindi, seppur con un ritardo, un passo in avanti si sta concretizzando. Questo mi sembra una buona notizia e mi sembra, come dire, doveroso concludere con questo. Ma davvero una battuta, con un sì o con un no, entro il 31 luglio il Consiglio Comunale è chiamato a votare l'assestamento del bilancio, quindi un atto intermedio tra il bilancio di previsione che è stato approvato qualche mese fa e il consuntivo dell'anno in corso che sarà approvato all'inizio del prossimo anno. Ci sono difficoltà per i cittadini, ci sono preoccupazioni per i consiglieri comunali. Abbiamo visto che durante lo scorso esame di bilancio consuntivo due consiglieri della maggioranza hanno ritenuto opportuno, come dire, non votare, non essere presenti. L'amministrazione si sente tranquilla da questo punto di vista. Io so cosa farà il gruppo a cui partecipo, so il lavoro che mettiamo in campo, ma l'amministrazione, come dire, ha ben salda la situazione sui conti, tale da poter dirsi tranquilla per approvare il bilancio, la manovra di bilancio il 31 di luglio? I consiglieri fanno sempre bene a preoccuparsi, perché per questa ragione sono stati eletti dai cittadini, a partire dai tanti che ti hanno dato meritoriamente la preferenza. Noi al 31 di luglio presenteremo un bilancio con le condizioni di poter assicurare la continuità al nostro comune, non per una sorta di atto eroico, ma perché i fatti stessi ci dicono che il comune di Napoli ha tutte le condizioni per poter proseguire. La nostra ambizione è un'altra, però. Noi non vogliamo proseguire, noi vogliamo dare più servizi ai cittadini. Per questo occorrono alcune buone leggi su Napoli e sugli enti locali. Bene, con queste ultime dichiarazioni di Enrico Panini, ricordiamo assessore alle risorse del Comune di Napoli, concludiamo la seconda puntata, la seconda iniziativa di Terra Mia. Ovviamente il Consiglio Comunale verificherà gli atti che sono stati in qualche modo adesso proposti dall'assessore Panini, li leggeremo, farà la propria parte. Io vi do appuntamento ad una prossima puntata e la settimana prossima parleremo di un altro bene fondamentale che divide i popoli, che in qualche modo orienta anche la politica. Parleremo di acqua e di ciclo integrato delle acque. Arrivederci e alla prossima settimana. Arrivederci.
assattata, guarda, tutte cose, tutte parole, che niente può fa. Si macira la città che lo poche libertà, che sta terra e sta gente non giorno mai darà. Terra mia, com'è bella la panzata. Terra mia, com'è bella la...